Salve, benvenuti nel mio spazio dedicato ai libri di ciclismo e alla sua storia. Oggi vorrei presentarvi, suggerirvi, proporvi il Dio della bicicletta. Un titolo piuttosto importante, dall'impatto un po' forte, ma vi assicuro che stiamo parlando di un libro straordinario. L'autore è Marco Balestracci, ex rugbista, appassionato di musica e letteratura. Sì, di musica, tanto che il suo primo libro è Compagno di viaggio, nove storie in blues, perché lui è anche un bluesman. Lui ha scritto libri di musica, libri di calcio, ma soprattutto libri di ciclismo. Ha scritto una storia balorda, ha scritto Imerio e poi L'ombra del cannibale. Sono tutte opere che teniamo qui tranquille e ci concentriamo sul Il Dio della bicicletta. Tutte queste opere che vi ho elencato, pensate, Marco Balestracci le racconta in pubblico, nei garage, nei teatri, nelle librerie, nei locali. Ecco, e le racconta in maniera piuttosto suggestiva. Io adoro quando lo sento parlare e raccontare. Ma questa però è un'altra storia. Vorrei concentrarmi adesso sul libro, che il Dio della bicicletta, un Dio con la D minuscola, perché quell'altro Dio, quello vero, non c'entra con questo Dio. Questo è un Dio minore, che però il Dio con la D maiuscola è impegnato in altre cose, non lo andiamo a scomodare. E allora, tanto per capire, proviamo a leggere insieme il retrocopertina del libro, dove è concentrato tutto il senso del libro stesso. La bicicletta ha un Dio per conto suo, un soggetto particolare che si diverte a ispirare imprese folli, trasformare gregari in campioni o ridurre assi delle tappe a pedalare con la morte nello sguardo. Usando le parole del maestro Marco Pastonesi, il Dio della bicicletta si occupa di corse e corridori. Vede e tante volte provvede, sente, qualche volta si risente, intende e sovrintende. Insomma, dipende. Ecco, di questo Dio Marco Balestracci potrebbe esserne il sacerdote, il parroco di campagna. E quello che gli viene confessato non lo osserva nel segreto della confessione, ma lo conserva e lo diffonde per fortuna a tutti noi. In questo libro troveremo la storia di Tom Simpson che morì sul Mont Ventoux, quella di Ferdy Kubler che sul Ventoux impazzì, la storia di Geminiani che il Ventoux lo rispettò e anche la storia di Eddy Merckx che su quella montagna maledetta però fece una delle sue imprese più grandi ancora delle sue vittorie. E poi ancora la rivalità sportiva tra Tombolo e Castelfranco. Io sono di Tombolo, Marco Balestracci per dire è di Castelfranco. Vecchie storie di vendette, perché noi a Tombolo avevamo Giuseppe Beghetto che vinse l'Olimpiade del 1960. I castellani nel 2008 hanno avuto Ballan, tanti anni per aspettare storie di scherni, insomma, anche questa è una storia molto carina, simpatica e avvincente. C'è anche la storia di una bicicletta di Fausto Coppi, di colui che l'ha scovata, trovata, voluta e salvata dall'oblio. E poi le lacrime di Bitossi a Gap nel 1972, dove perse quel mondiale per pochi centimetri a favore di un altro italiano, Marino Basso. E poi le lacrime di Michele Dancelli in quella Milano-Sanremo. Insomma, a prima vista Marco Balestracci sembrerebbe un cinico, ma vi assicuro che poi leggendo il libro emerge tutto il suo lato romantico, il suo, insomma, un cinico del cuore tenero. Non mi resta che lasciarvi alla lettura di questo libro, che troverete, sono sicuro che vi piacerà. Allora, Il Dio della bicicletta, Dio con la D minuscola. Buona lettura.